In archivio la sesta edizione del concorso di poesie Non negli anziani alla mia famiglia, voluto e organizzato dal direttore di Villa San Biagio, Salvatore Di Stefano, per invitare gli studenti ad un momento di riflessione comune sull'importanza della figura dei nonni e degli anziani nella nostra società e nostre famiglie. Protagonisti come sempre gli studenti delle scuole di Comiso e Pedalino e nello specifico del primo circolo di Amicis della Monserrato, il secondo circolo Sene della Bufalino di Pedalino. I 10 bambini scelti per le loro composizioni sono stati premiati al Teatro Naselli e a vincere la borsa di studio che permetterà l'acquisto dei libri di testo per il prossimo anno scolastico è stata Giusy Guastella della classe quinta della De Amicis. Un concorso che abbiamo voluto e continuiamo a volere proprio per evidenziare la figura dell'anziano nonché del nonno, e vista oggi come oggi più che come un costo ma un valore aggiunto da un punto di vista socio-economico, portatore di valori e soprattutto consigliere di vita. Questo è quello che abbiamo voluto fare. La cittadinanza ci segue, le scuole ci arricchiscono dei loro elaborati e noi vogliamo dare voce a tutti questi bambini che cercano di valorizzare anche loro la figura del nonno. 248 gli elaborati giunti quest'anno e valutati dalla giuria composta le insegnanti Liliana Emanuela Giancreco, dalla professoressa Ivana Latino, dal professor Carmelo Modica e dalla professoressa Antonella Cammarata. Presente di giuria anche quest'anno Don Giovanni Meli. Avete fatto un lavoro imponente, dicevamo, perché quasi 250 poesie. Come avete fatto a scegliere quella che poi ha vinto? L'abbiamo letto una per uno e abbiamo messo da parte quelli che veramente erano più belle, nel senso, diciamo, verso i nonni, ma con un veramente un modo molto simpatico dei ragazzi, ecco, verso la figura del nonno e della nonna. Il concorso ha visto la presenza del vicario foraneo di Comiso, Salvatore Bertini, del vice sindaco Gaglio, anche dell'assessore alla manutenzione scolastica Fabio Fianchino, del garante per i diritti dell'infanzia Calogero Terni, della baby sindaco Martina Romano, della presidente alla Proloco Maria Rita Schembari, dell'avvocato Giuseppe Alfani in rappresentanza della Rotary Club e patrocinio gratuito il comune di Comiso e Centro Timors, partner di Villa San Biagio. E questa è un'iniziativa che proprio esprime, valorizza questa grande realtà, e un po' si è perso, no? Ora c'è un recupero, anche nella letteratura ho letto parecchie cose, proprio questi bimbi che sono contenti di come si prestano o si approcciano con i nipotini, nonne, oggi come oggi. E tra i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, uno dei diritti fondamentali è proprio quello di crescere in un ambiente sereno. E chi più dei nonni che ancora sopravvivono oggi, perché anche la figura dei nonni come quella dei genitori tende a eclissarsi. Chi più dei nonni riesce a dare ai nostri ragazzi, e ce lo auguriamo e lavoriamo anche per questo, quel clima di serenità, di tranquillità per farli crescere in un modo diverso. Durante la serata è stato presentato il libro Versi Diversi, una raccolta delle poesie degli studenti che hanno partecipato alle prime 5 edizioni del concorso. Villa San Biagio ha voluto così dir loro grazie. L'iniziativa a scopo benefico perché attraverso l'acquisto del libro, con un'offerta volontaria, si contribuisce all'acquisto di uno o più defibrillatori da installare nelle scuole di Comiso e Pedalino che partecipano al concorso. A spiegare l'importanza del defibrillatore è stato il docente dell'associazione Salvamento Academy, Nicola Castellano. Chiunque volesse poi acquistare il libro Versi Diversi può recarsi a Villa San Biagio. Abbiamo voluto dare voce a questo materiale intellettuale creando una raccolta di poesie da devolvere in beneficenza per l'acquisto di defibrillatori da donare alle scuole che partecipano al concorso. Era giusto che a fronte di questo impegno intellettuale fosse creato, donato concretamente un bene aggiunto, un valore aggiunto alle scuole, donando dei defibrillatori.
perché i ragazzi hanno dato il loro contributo intellettuale e ai ragazzi deve tornare un beneficio. Alla fine il messaggio è questo. Assolutamente, abbiamo cercato di apprezzare ciò che loro ci hanno dato, dando loro qualcosa di veramente utile e funzionale. I defibrillatori nelle scuole. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio, quel conforto che ha che fare con te, quel conforto che ha che fare con te. Thank you.